Guinness dei primati all'insegna dello sport e della beneficenza, quello ottenuto dalla Fondazione Andrea Rossato in collaborazione con il Tennis Club di Mestre. Sabato 1 settembre 2012 si è disputato infatti il Grand Prix di tennis per il maggior numero di giocatori in campo in un'esibizione tennistica. Così l'impresa è riuscita superando il record mondiale precedente di 58 giocatori, perché sulla terra rossa mestrina si sono confrontati ben 72 atleti, il più giovane 8 anni, il più anziano 76. Suddivisi in due squadre, rossa e blu, hanno giocato per quasi 10 ore una staffetta di doppi senza pause, con l'obbligo di rimanere presenti per tutta la durata della sfida presso il campo di gara. Un successo testimoniato con la partecipazione degli atleti, ma anche delle centinaia di spettatori che hanno assistito all'evento con grande soddisfazione da parte degli organizzatori. Oggi vogliamo lanciare un grande messaggio. Abbiamo approfittato di questo Guinness World Record, cioè un record mondiale per il tennis, con il maggior numero di giocatori in campo. La nostra funzione e obiettivo è quello di sensibilizzare la società, tutti noi, ai fini della sicurezza, soprattutto nei riguardi dello sport. Molto spesso sono fini che vengono trascurati e quindi abbiamo lanciato questo Guinness World Record sul tennis, appunto per dare un messaggio forte e importante per raggiungere più persone possibili. Sensibilizzare, fermarsi a pensare, fermarsi a riflettere, molto spesso può salvare anche delle giovani vite. Questo è il nostro impegno e il nostro impegno proseguirà anche nel futuro. Abbiamo già intenzione, infatti, è già fissata la data del 5 gennaio per una grande manifestazione di giornata sulla sicurezza sullo sci che terremo a San Vito di Cadore, vicino a Cortina. E l'entusiasmo è giunto anche dagli amministratori del territorio veneziano, che hanno testimoniato l'impegno della fondazione nata in ricordo del piccolo Andrea. L'aver avuto la capacità di trasformare un momento naturalmente tragico, una grande occasione per la città, è segno di una grande sensibilità a cui naturalmente la città non può sottrarsi. Il tema dello sport è fondamentale e lo sport va vissuto all'interno della sicurezza. Il progetto di oggi, questa bellissima manifestazione in cui decine e decine di ragazzi e ragazze giocano per ore a tennis, speriamo battendo il record, è certamente uno strumento potentissimo di comunicazione, in cui l'elemento centrale è quello della sicurezza ovunque, ma naturalmente anche all'interno dello sport. In questo l'amministrazione comunale c'è e appoggerà sempre questo progetto. Alle 18:40 è stato decretato il raggiungimento del record, ma poi la sfida è proseguita per consentire a tutti gli iscritti di partecipare e a vincere alla fine è stata la squadra rossa su quella blu, con il punteggio di 11-7, anche se la vera vittoria è stata quella della comunità sportiva e di tutti coloro che desiderano sensibilizzare i giovani al gesto più atletico e nobile, quello che parte dal desiderio di divertirsi, confrontarsi per crescere in totale sicurezza. Lo sport è una componente, direi, fondamentale nella società moderna in maniera, direi, assoluta. Insomma, è una delle componenti attorno alla quale si stringe una comunità creando identità. Nei confronti dei giovani non è un modo di dire solo, è una realtà di fatto, è una palestra vera. Insomma, ci si misura con se stessi, si imparano le regole, si impara a convivere con gli altri, ci si misura sulla vittoria e anche sulla sconfitta, quindi un grande strumento di formazione fisica ma anche di carattere. Insomma, chi lavora in termini di veicolare messaggi che vanno in questo senso e che guardano in particolare ai temi della sicurezza sono sicuramente soggetti che vanno stimolati, vanno apprezzati per il lavoro che fanno e devono diventare punto di riferimento. In questo caso la Fondazione Rossato credo svolga un ruolo davvero importante e noi la ringraziamo davvero per quello che fa. Innanzitutto voglio dire che lo sport è un formidabile strumento a disposizione delle famiglie e delle istituzioni per dare ai nostri giovani dei valori e per instradarli in una vita che sia piena di soddisfazione e li veda protagonisti. Il problema è che spesso e volentieri anche alcuni sport nascondono delle insidie dal punto di vista della sicurezza e lo sport deve rimanere un gioco, un momento di divertimento, ma è anche opportuno che le istituzioni, le famiglie e soprattutto le associazioni sportive si interroghino sulla sicurezza che deve essere garantita ai nostri bambini che rappresentano il futuro della nostra società. E quindi attraverso questa iniziativa la Fondazione Rossato, in collaborazione anche con il Tennis Club Mestre, con questa idea di fare il Guinness dei primati
con 18 set, se non sbaglio, giocati qui nel tennis club da vari da giovani, meno giovani, di ambo i sessi, vuole accendere i riflettori sul tema della sicurezza in ambito sportivo e sul tema sicurezza per i giovani. Una giornata dedicata dunque allo sport, alla sicurezza e alla beneficenza, in cui si sono alternati momenti ricreativi e di animazione per gli atleti giovanissimi e per gli adulti. È una bellissima giornata che ci siamo inventati, appunto, con innanzitutto con la Fondazione Rossato. Ripeto, a me piace che il tennis club Mestre venga frequentato da tante persone, soprattutto da tanti giovani. Questo obiettivo mi sembra che lo stiamo raggiungendo. L'obiettivo è stato raggiunto, quindi sono particolarmente contento. Ringrazio ovviamente tutti i soci del Tennis Club Mestre, tutti i volontari ed anche i volontari della Fondazione, perché anche oggi ci sono 15-20 persone che durante la vita fanno altri lavori che invece oggi si sono dedicati per il buon successo di questa manifestazione. Tutto all'insegna dell'educazione e della sicurezza nello sport per giungere ad una vittoria da record, a cui ha fatto seguito un'emozionante cerimonia di premiazione e la cena di beneficenza, il cui ricavato verrà destinato alla Fondazione Andrea Rossato al progetto Uno Sport per Tutti, per consentire ai bambini in difficoltà economiche di praticare un'attività sportiva.